prestazione maiuscola del Pachino, che è riuscito a fermare la capolista Atletico Santa Croce nella partita casalinga disputata allo stadio comunale. 1-1 il risultato finale, con i padroni di casa in gol con il capitano Francesco Mallia e gli ospiti con Aprile. Un risultato positivo, anche se il Pachino avrebbe qualcosa da recriminare, che dà morale alla squadra per il proseguo del campionato di seconda categoria. Attualmente la compagine allenata da Franco Spatola si trova al quart'ultimo posto in classifica. Siamo in fase di miglioramento, abbiamo recuperato qualche giocatore che era infortunato e piano piano stiamo cercando di risalire per riprenderci le posizioni che ci spettano. Logicamente abbiamo giocato con la prima in classifica, venivamo da una bella partita, loro non ci stavano a perdere perché sono la capolista. Primo tempo il vento l'ha condizionato parecchio, il secondo tempo abbiamo giocato forse un pochettino più di loro e poi abbiamo avuto negli ultimi 10 minuti una pressione, non ci stavano a perdere, fino a quando alla fine è arrivato sto gol, di cui ancora non sappiamo se sia o meno regolare, cioè regolare tra virgolette, se era una punizione in primo o una punizione in secondo. Però tutto sommato sono contento della squadra, ha reagito, ha tenuto testa alla capolista, ha dimostrato orgoglio, carattere. Sono ragazzi piccoli del 2000, avevo 6 del 2000 in campo, però stanno crescendo piano piano e sicuramente. A primi 10 minuti già subito mi sono fatto male, ma nonostante tutto volevo essere in campo, quindi ho giocato quasi tutta la partita. Diciamo che abbiamo messo sotto la prima in classifica. Abbiamo fatto un'ottima partita, stiamo lavorando bene e già il secondo, anche se è stato un pareggio, è un risultato utile perché venivamo da 3 sconfitte consecutive, quindi fare il risultato contro la prima in classifica, metterla sotto e pareggiare all'ultimo per noi fa morale tutta la squadra. Non mi è andata giù, a parte l'arbitraggio scandaloso, però va bene lo stesso, l'unico rancore è non vincere, perché è normale, giochiamo per vincere, l'unico rancore è questo. Noi non sottovalutiamo mai l'avversario, il valore del Pachino è risaputo. Già da tempo sapevamo che era una squadra attrezzata per fare molto bene in questo campionato e sapevamo benissimo già in settimana che la partita si presentava molto 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 difficile. E innanzitutto, cioè, il gol preso ci ha un po' demoralizzato e spiazzato le gambe, anche il rigore è fallito. Però faccio i complimenti alla mia squadra, che ai miei compagni, che nonostante tutto ci hanno creduto fino alla fine, creando numerose occasioni da gol. E secondo me la coppia d'attacco del Pachino non è una coppia per questa categoria, ci sono 2 centravanti veramente molto forti e faccio i complimenti ancora ai miei compagni, perché sono stati limitati tantissimo, perché loro si sono ridotti solamente ad un tiro in porta. Thank you.